Questa è che è il simbolo dell'euro ti esce il valore in euro. Oh, è bella questa macchina. Grazie, grazie assai, ragazzi. Ora vado a casa e vado a mia moglie più o meno. Ci fa la faccia vedere e ci faccio provare a vedere come si sa uso questa macchinetta, questo contenitore. Nonno, è un euroconvertitore. Invece di come hai e basta non porto un bruggetto. Buonasera. Brighiamo se raggiungere la casa di Nicola prima che arrivi Roberto. Grazie, una da volta, ragazzi. Niente, ciao, nonno, ciao. 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 Roberto, dobbiamo trovare un modo, altrimenti non li accetterà. Che si può fare? Ho trovato! È un'idea strepitosa! Su, dici, non ci tenere sulle spine. Faremo un sorteggio. Ava, come facciamo ad essere sicuri che sarà stato proprio lui? No, ascolta, diremo a Roberto che abbiamo deciso di sorteggiare chi prenderà l'intera somma, perché non vale la pena dividerla. Invece, chi vincerà potrà fare un bel viaggio in qualche paese europeo. In realtà, sarà una fastra stazione. Ci saranno 16 bigliettini, infatti siamo noi. E in ognuno ci sarà scritto un solo nome. Roberto. Magnifico, sei stata proprio in gamba ad avere questa idea. Mettiamoci subito al lavoro prima che arrivi Roberto. Nicola, prendi un po' di foglia e un paio di penne per piacere. Sì, un attimo solo. Ti aiuto io. Ragazzi, datemi una mano, su, facciamo presto. Sì, per me non ci sono problemi. Estraggo io. Aspetta, mescoliamo. Prendi. Roberto! Auguri, Roberto, la fortuna ti ha baciato. E ti pareva che anche signora Fortuna si innamorasse di Roberto? Ragazzi, sono felice, ma mi dispiace per tutti voi. Avete lavorato tanto e non vi rimane niente. Erano le regole del gioco, Roberto. Se fossimo stati estratti di noi, sta pur certo che non ci saremmo preoccupati di questo. Mamma mia, non mi sembra ancora possibile. Ho vinto proprio io.
Quando rivedrà mamma, potrà sospettare che li ho rubati. Non ti preoccupare, spieghiamo a tua madre come stanno le cose. Antonella, hai colpito ancora! Guarda che erano loro che mi guardavano dal freezer con aria supplichevole. Non ho saputo resistere a quelle preghiere. Sì, in effetti, i colpevoli sono i gelati. Vanno puniti mettendo la cartuccia nella nostra pancia. Spiritoso! Anna, togli di qua questo barattolo. Facciamo un po' di musica, dai, festeggiamo Roberto! Raffaella, suona qualcosa, dai! Solo compreso quanto sono cari i miei amici. Vi voglio bene a tutti. Anche noi te ne vogliamo, Roberto.